questo mio nuovo video. Prima di iniziare con l'argomento del video, vi ricordo di lasciare tanti mi piace, di iscrivervi soprattutto al canale, arrotondiamo questo numero e arriviamo a 20.000. condividete il video, attivate la campanellina per rimanere aggiornati. In descrizione troverete anche il mio Instagram e il gruppo Telegram di calcio. Quando entrerete nel gruppo calcio di Telegram vi diciamo inoltrerà anche il gruppo Off Topic. In descrizione troverete anche il link di Keycalcio, link di maglie come sapete benissimo, codice PEP per ottenere il 15% di sconto e con ordini superiori ai 79 euro la spedizione è gratuita. So di essere l'ultimo, praticamente l'ultimo di chi seguo a portare questo video, ok? Molti hanno fatto la reaction, quasi tutti hanno fatto la reaction, però visto che i convocati di Mancini sono stati diramati tipo ieri sera, oggi non è una reaction, ok? Perché già la reaction, la mia prediction già l'ho fatta stamattina, ok? Quindi andate a vedere se ve la siete persa. Questa sera non vado, come ho detto, a fare la reaction, ma vado semplicemente a commentare le scelte di Mancini. E un argomento, o meglio più che un argomento, due giocatori sono sull'occhio del ciclone. Già ho parlato in un video apposito di un mesetto fa, un mesetto e mezzo fa. Ma comunque, con calma, ok, con calma, sedetevi, sedete belli sulla sedia. Ho cambiato pure l'outfit, ho cambiato un po' lo sfondo, vabbè. Comunque, andiamo a commentare, c'è l'umare in mano. Allora, portieri, Donnarumma, Meret, Sirigu. Personalmente, io Sirigu non l'avrei portato, ma va bene l'esperienza, va bene tutto, ma avrei portato Cragno, personalmente, ok? Poi, difensori, Acerbi, Bastoni, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Emerson, Palmieri, Florenzi, Spinazzola e Toloi. In sintesi, qualcuno ha mugugnato dicendo ma che da fa su Toloi invece di Mancini. Toloi che fino a 3 mesi fa non era manco italiano, eccetera, eccetera. Allora, personalmente, la difesa è ottima. È vero che bisogna tenere conto che la difesa... molti difensori sono over 30, ok? E Toloi secondo me l'ha portato perché può fare il doppio ruolo, sia difensore centrale che terzino. Poi ci sono altri difensori tipo Acerbi e Toloi, possono giocare anche con una difesa a 3. Quindi magari ipoteticamente a gara in corso Mancini vede che le cose stanno andando un po' così e così, potrebbe passare a 3. Quindi la scelta di Toloi sarebbe un'intuizione interessante, mi viene da dire. Centrocampo con Barella, Cristante, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Sensi e Verratti. Ha mandato a fanculo Pessina al posto di Sensi e qua possiamo discuterne. Pessina ha fatto un campionato degno di nota, ok? Degno di nota, ha fatto gol, ha fatto assist, ha giocato benissimo quest'anno, ok? A discapito di Sensi che ha passato più il periodo del campionato in infermeria piuttosto che in campo. Quindi concordo con chi mugugna Sensi al posto di Pessina. E io sinceramente questa scelta personalmente di Mancini non la capisco. Forse si fida di Sensi, forse si augura che Sensi si riprenda, eccetera eccetera. Lo sa solo lui, ok? Poi, attacco, Belotti, Berardi, Bernardeschi, Chiesa, Immobile, Insigne e Raspadori. Qua c'è tanto da parlare, tanto, tanto. Raspadori personalmente non capisco perché, me lo dico proprio senza vergogna, non perché ha giocato con Sassuolo o perché è giovane, per carità di Dio. Magari in campionato avesse fatto 30 gol, ma subito me l'avesse portata, però Raspadori, ok, ha giocato in quelle poche partite che ha fatto, ha giocato anche bene, ma non capisco perché la sua convocazione in una competizione importante come l'europeo, ok? Quindi è un punto interrogativo quello là sul Raspadori. L'unica cosa che mi viene in mente
è che se Immobile e Belotti non sono in forma, Raspadori subentra, perché Raspadori è una mezza punta, insomma, è un attaccante centrale che potrebbe prendere il posto di Belotti e Immobile. Poi vabbè, se andiamo a vedere i tre, le tre prime punte, Immobile, Belotti e Raspadori, Raspadori è la terza scelta, quindi ci vuole solo che Immobile e Belotti sparano e Raspadori gioca. E poi il cuccio in testa, Bernardeschi, perché Bernardeschi sì e Politano no. Allora, io se devo parlare non solo da tifoso del Napoli, ma anche da italiano, da amante del calcio, non convocare Politano è una strunzata, caro Mancini, è una strunzata. Uno che ha determinati numeri in determinate presenze, è anche vero però che Politano non è stato molto continuo, all'inizio dell'anno non era molto continuo, si è risvegliato principalmente quando Lozano era a Ciaccatello, ok? Però perché non me la prendo tanto con la scelta di Bernardi, che poi il web è esploso con Politano 12 gol e Bernardeschi 0 gol. E qua posso concordare, i numeri sono a favore di Politano, senza ombra di dubbio. Però io penso, io non sto nella testa di Mancini, ecco, non lo voglio manco difendere, ok? Perché lei, però criticare prima dell'Europeo, prima di aver visto la partita, faccio questa critica anche quando gioca il Napoli, quando siamo in attesa del Napoli, quando si diramano le convocazioni addirittura agli 11 iniziali del Napoli, già iniziamo a mugugnare, ok? Però secondo me Mancini ha convocato Bernardeschi per un semplice fatto di gruppo in primis, perché Bernardeschi viene convocato dall'Italia dal 2016, ok? Quindi ha una grossa esperienza in Italia e poi in nazionale non so come, ma si trasforma, diventa un chissà chi, mo non dico che ci salverà dal mondo dell'europeo, però ogni tanto qualche giocatina la fa. E seconda cosa che non ha Politano, può giocare ovunque, può giocare a destra, può giocare a sinistra, può giocare sulla tre quarti, può giocare come punta falso 9, insomma dove lo metti, Bernardeschi si mette a disposizione. Se vogliamo dirla tutta e se vogliamo dire no, Politano doveva giocare, a sto punto ti portavi Politano e lasciavi a casa Raspadori, perché Raspadori tiene, quanti anni tiene? 20, 21 anni? Non lo so, sinceramente non lo so a cosa potrebbe servire, ok? Ma comunque io, come dico sempre, come ho detto anche nel video recentemente di Calma, non abbiamo l'obbligo di vincere, ok? Per chi l'ha visto, bisogna dare fiducia agli allenatori. Poi ogni CT di nazionale non ha gli obblighi di dire ah, questo ha giocato bene quindi va convocato. Ogni CT, come ogni allenatore, ha le sue fisse, ha i suoi obiettivi, i giocatori già sanno quello che il CT chiede. Per esempio, noi facciamo tutta la muina con Politano, Mancini e Pessina, ok? Che poi manco fossero, che cazzo ne so, Totti, Nesta e, cazzo, e Pirlo, manco fossero questi tre, ok? Però anche nelle nazionali, nelle altre nazionali, tipo Inghilterra, tipo in altre nazionali, stanno facendo un po' di mugugni, ma torno a ripetere, i CT hanno le loro fisse e hanno i loro ideali, chiamiamoli così. Comunque personalmente gli 11 titolari dell'Italia saranno Donnarumma in porta, Florenzi a dispetto di Lorenzo, e secondo me è meritato, quindi Donnarumma, Florenzi, mi viene da dire Bonucci e Chiellini. Chiellini l'ha portato per l'esperienza, ma è inutile dire ma il Juventino 37 anni, se fa male, tiene esperienza, tiene palla Chiellini, ma io. Comunque, dicevo, le 11 titolari, Donnarumma, Florenzi, Bonucci e secondo me metterà Acerbi, e a sinistra metterà Mancini, Spinazzola, centrocampo a tre con Barella, Giorginio e Verratti, e quello centrocampo titolare, l'anno nuovo, e poi attacco Insigne, Immobile e Chiesa. E paradossalmente Insigne è il miglior giocatore dell'Italia e gioca nel Napoli, a meno per adesso.
Sarà arroganza? Sarà napoletano solito? Solito che si fumenta? Vi esaltate? La cosa strana è che l'Italia gioca bene solo quando gioca Insigne. E fatemelo dire, e che fatemelo dire. Comunque, fiducia a Mancini, secondo me questa squadra può andare molto lontano. Non dico in finale dell'Europeo, ma almeno quarti ci potrebbe arrivare. Fatemi sapere le vostre convocazioni, i vostri pensieri riguardo alle convocazioni. Già immagino i commenti tra Bernardeschi e Politano. Già immagino ulteriormente i commenti: ma come le fotte l'Italia, penso Napoli, gli altri ci schifano proprio. Già me lo immagino, già me lo immagino. Io i post partita dell'Italia li porto e ci vediamo al prossimo video. Grazie per averlo visto, buona cena a tutti e ciao io!